Ed ora la Costiera Amalfitana animata dalla festa del mare. A Cetara, scuole da tutta la regione per la tradizionale 3 giorni, dedicata alle discipline sportive marine. Rino Genovese. La meraviglia della Costiera Amalfitana illuminata dal sole e dal sorriso di centinaia di ragazzi, la magia della festa del mare. Sulla spiaggia di Cetara, il villaggio sportivo dell'Unione Italiana Sport per Tutti. 3 giorni di canoa, nuoto, canottaggio, surf, vela, beach volley, ma anche gli intramontabili, biliardino e corsa con i sacchi. La cosa più faticosa è la corsa con il sacco sulla spiaggia. Siamo le più forti della canoa! Divertimento assicurato con un obiettivo, trasformare lo sport in uno straordinario veicolo di promozione turistica, anche riunendo culture di territori diversi. La cultura dell'entroterra e quindi dell'Irpinia, del Sannio, con quella delle fasce costiere, quindi della provincia di Salerno e della provincia di Napoli. Siamo da anni portando avanti il progetto di sport di cittadinanza, iscritto nel libro bianco della Comunità Europea. Novità dell'estate 2016, i SAP, tavole usate per spostarsi sull'acqua. Sport ed inclusione, il simbolo sicuramente, la barca di Capitano Uncino. Un progetto promosso dal Ministero delle Politiche Sociali in 8 città d'Italia attraverso la WISP, che prevedeva la costruzione di questa barca in legno e l'utilizzo da parte di un gruppo di ragazzi per l'inclusione sociale.